Buonasera da Onda TG, in primo piano subito la cronaca, il villaggio turistico a Sulmona Fantasma con il sequestro di 1 milione di euro da parte della Guardia di Finanza di Sulmona, mentre due persone, gli amministratori della società, sono stati denunciati. Quindi una maxi operazione quella compiuta dalla Finanza. Sentiamo i particolari al nostro servizio. Finanzieri della Compagnia di Sulmona, all'esito di specifiche attività coordinate dalla Procura della Repubblica volte a contrastare l'evasione fiscale e le frodi, hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo per circa 1 milione di euro. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Sulmona, da eseguire anche nella forma per equivalente, si è tradotto nel sequestro del corrispondente importo in disponibilità finanziarie, più specificatamente di 12 fabbricati e 6 terreni. La complessa e tradizionale attività di verifica fiscale, giovandosi delle risultanze emerse da moderne strumentazioni tecnologiche, ha consentito di individuare un sistema di evasione e frode realizzato mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la cui imposta detraibile, anziché essere versata all'erario, veniva utilizzata a compensazione. I conseguenti sviluppi investigativi, avvalorati dal ricorso alle indagini finanziarie e da mirati approfondimenti presso vari istituti di credito, hanno dimostrato le fittizie operazioni intercorse fra la verificata e altra società fornitrice di prestazioni di servizi con riguardo alla realizzazione di un avveniristico villaggio turistico a Sulmona del valore di 70 milioni di euro. Il progetto è poi svanito nel nulla, senza lasciare traccia, se non aver garantito a sodalizio favorevoli agevolazioni fiscali connesse alla detrazione dell'IVA. I beni sottoposti a sequestro, quali profitto del reato tributario commesso, potranno successivamente essere acquisiti in via definitiva al patrimonio dello Stato attraverso l'istituto della confisca. Sono stati quindi denunciati entrambi gli amministratori delle due società, emittente e utilizzatrice delle fatture false. Il recente servizio conferma il costante, continuo, incisivo impegno della Guardia di Finanza a tutela del mercato, volto a contrastare fenomeni illeciti di distorsione che alterano l'equilibrio a garanzia degli imprenditori e dei cittadini onesti che operano nell'osservanza delle regole e nel pieno rispetto della legalità. Ti taglio la gola, botte e minacce alla sua ex moglie senza continuità. Un pratolano è stato prosciolto dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sulmona. Vediamo un po' com'è andata nel nostro servizio. Per il giudice delle udienze preliminari si tratta di condotte episodiche che non provano la reiterazione dell'ipotesi di reato. Così per un uomo di mezza età, residente a Prato Lapeligni, è arrivata ieri la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP del Tribunale di Sulmona Marta Sarnelli perché il fatto non sussiste. È caduta quindi una delicata accusa di maltrattamenti in famiglia, la classica violenza assistita, ovvero quella che viene perpetrata davanti ai figli minori. Secondo il quadro accusatorio, per 6 anni consecutivi, dal 2013 al 2019, l'uomo avrebbe posto in essere nei confronti della sua ormai ex moglie, anche in presenza del figlio minore, una serie di atti lesivi dell'integrità fisica e morale della libertà e del decoro, consistiti in continue minacce, atti di disprezzo, offesa alla propria dignità, nonché violenze fisiche a colpi di ceffoni, poste in essere nei confronti della stessa, pronunciando frasi minacciose del tipo "ti taglio la gola e ti faccio secca". Un'accusa pesante, come detto, che non ha portato però la donna a costituirsi parte civile nel procedimento penale e a formalizzare la querela. La vittima sarebbe stata sentita 2 volte a sommarie informazioni dei carabinieri che verbalizzarono l'esposto, fecero partire l'inchiesta alla procura. Davanti al giudice per le udienze preliminari è passata la linea dell'avvocato dell'uomo, Stefano Michelangelo, che ha fatto notare l'insussistenza della continuità dell'ipotesi di maltrattamento, nonché delle presunte minacce e violenze, come a dire che 2 episodi oggetto della contestazione in un arco temporale di 6 anni configurano una condotta episodica non reiterata nel tempo, per cui per l'uomo è stato evitato un pesante processo con la sentenza di proscioglimento dell'accusa, ovvero non luogo a procedere. Una storia che assomiglia a quella di un 53enne di Sulmona che è stato assolto sempre ieri dal giudice monocratico Francesca Pinacchio dalle accuse di lesioni e maltrattamenti in famiglia per aver picchiato la sua compagna davanti al proprio figlio la vigilia di Natale di 4 anni fa. Anche in quel caso gli episodi contestati non sarebbero stati continuativi.
Respinta la sospensiva chiesta dal Ministero per la mega discarica dei rifiuti tossici di Bussi sul Tirino, discarica che è finita sul tavolo, come sapete, del Consiglio di Stato che si è pronunciato, lo dicevo prima, contro la sospensiva della sentenza del TAR Abruzzo chiesta dal Ministero dell'Ambiente sul bando per la bonifica delle mega discariche di Bussi sul Tirino. Il collegio presieduto da Giuseppe Severini non ha così ritenuto di dover sospendere l'esecutività della sentenza, tenuto conto che l'ulteriore sviluppo della progettazione da parte del concorrente aggiudicatario della gara non appare interferire con le attività in corso di messa in sicurezza della responsabile dell'inquinamento, richiamate a fondamento dell'istanza cautelare. Il Consiglio di Stato quindi ritiene che l'opera di semplice capping che sta realizzando nella fase iniziale la Edison per le discariche 2A e 2B non può ostacolare in alcun modo il progetto della società che 3 anni fa si è aggiudicata il bando da 50 milioni dello stesso Ministero per la bonifica del mega sito dei veleni. A seguito della disposizione del Consiglio di Stato, la sentenza del TAR Abruzzo resta in vigore. Il TAR infatti aveva condannato il Ministero che aveva annullato il bando in autotutela. Il Consiglio di Stato quindi entrerà nel merito della vicenda con l'udienza del 13 maggio prossimo. E torniamo su questa terribile storia del 47enne di Sulmona stroncato dal Covid. Resta solo l'umanità. Dopo la tragedia arriva la toccante lettera della famiglia. L'impotenza rende fragili, resta solo l'umanità. In una lettera il fratello di Raffaele Paolini, il 47enne sulmonese deceduto 3 giorni fa a causa del Covid, ringrazia quanti hanno manifestato solidarietà e vicinanza alla famiglia in questi giorni di sofferenza e dolore, ma non solo, ripercorre anche il calvario di 2 mesi tra ospedali e terapia, delineando il lato umano della pandemia. Quando nella vita ti imbatti nell'imprevedibile e vivi l'impotenza di ogni azione di contrasto a quella grande e inimmaginabile imprevedibilità, fai i conti con le tue più grandi umane fragilità, scrive Fabrizio Paolini, il fratello di Raffaele. In questi 2 mesi di lotta per la vita di mio fratello Raffaele, le mie umane fragilità le ho sentite addosso, tutte, ogni minuto di interminabili giornate, ogni volta che le cose non andavano come avrebbero dovuto essere nella mia mente. Ma ogni volta una mano era lì a sostenere, una parola a confortare. Sono state tante le manifestazioni di vicinanza e di affetto di amici e parenti, di medici e infermieri che si sono presi cura di mio fratello, di una comunità intera che ha incessantemente pregato per la sua guarigione. Una solidarietà fraterna, una condivisione affettiva, di fede, che ha sostenuto le umane fragilità, ci ha permesso di affrontare questi 2 difficili mesi. Ringrazio tutti, uno ad uno, per il sostegno, le innumerevoli manifestazioni di affetto, si legge ancora nella lettera. In particolare ringrazio tutti coloro che, come fratelli, hanno condiviso con me ogni difficile decisione, ogni impotenza, ogni momento critico. Il dottor Pace, tutto il personale del reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Annunziata di Sulmona, che con grande professionalità e straordinaria umanità hanno preso per mano mio fratello in quei giorni difficili di ricovero. Il dottore Alessandri, tutto il personale della rianimazione Covid del Policlinico Umberto I di Roma, per l'attenzione e la professionalità dimostrata ogni giorno nei confronti di mio fratello e per me, soprattutto quando il sapere non era sufficiente a contrastare l'imprevedibile. E quando questo accade, quando l'impotenza ti rende fragile, rimane l'umanità. Ed io ho incontrato in questi 2 mesi tanta umanità, tanta condivisione e tanta preghiera, un dono grande che non dimenticherò, che rende la perdita di mio fratello Raffaele e la sua assenza più sostenibile, conclude la lettera. E ancora l'emergenza Covid con le capriole della prevenzione contro la variante del virus che circola, come sapete, anche in Valle Peligna. Vaccino over 80 al via a fine mese, ma servono altri spazi. Facciamo il punto nel nostro servizio. Uno sforzo senza eguali, con un tracciamento a ritroso di 14 giorni, per ricostruire la filiera dei contatti legati alla variante del virus e disinnescare potenziali focolai, a presentare il conto delle operazioni svolte dall'Ufficio Igiene e Prevenzione ASL e il direttore dell'UOCCS, Perico Gianzante, nel corso di un'intervista rilasciata alla nostra emittente. La circolazione della variante del virus sarebbe dovuta agli spostamenti delle persone, ovvero ai rientri da Irlanda e Inghilterra verso la costa abruzzese, che avrebbero coinvolto anche l'area Peligno-Sangrina. Esiste un meccanismo in ritroso. Voi sapete che con la DPGRE del 31 gennaio, quello che è l'Istituto Superiore di Sanità, la famosa quello che ci ha detto Rezza nella fattispecie, quella
ordinanza numero 3 del 5 febbraio ha esteso a tutti quanti quelli che sono i contatti di casi positivi questo è un meccanismo prudenziale, non tanto per i 14 giorni di riposo, quanto per una quarantena più prolungata di 14 giorni con un controllo di tampone, un PCR, che viene effettuato non più in decima giornata, ma in quattordicesima giornata. È una misura un po' più dura, ma che ci consente di metterci al sicuro. Non dobbiamo ripetere quelli che sono stati gli errori dell'estate, perché qualche errore c'è stato. Così esordisce Gianzante, ricordando anche la trafila che si segue per intercettare la variante, ovvero dall'assenza della proteina S, dal corredo genetico del Covid, alla richiesta di dipizzazione all'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Per il tracciamento legato alla variante, la prevenzione sta facendo le cosiddette capriole per bloccare la catena di contagi, soprattutto negli ambienti che raggruppano le persone più giovani. Nessun collegamento ci sarebbe, secondo Gianzante, con le positività riscontrate dopo l'inoculazione della seconda dose del vaccino anti-Covid. Nel centro Abruzzo sono 3 i sanitari sotto osservazione. Per il direttore Siesp si tratta dei non responder, ovvero coloro che probabilmente hanno sviluppato il virus tra la prima dose richiamo o tra la seconda dose e il prelievo. Molto probabilmente questa infezione da Covid si è sviluppata nel periodo tra prima e seconda vaccinazione o immediatamente a ridosso del richiamo, quando ancora il titolo anticorpale non aveva raggiunto il suo livello massimo, che è intorno alla quattordicesima giornata dopo la seconda dose. Da sempre si sono verificati dei casi del genere, però quello che avviene anche contraendo il virus, diciamo la malattia, è una forma molto attenuata, nel senso che siamo comunque protetti quando abbiamo sviluppato un buon numero di anticorpi da quella che è la malattia. Quindi a maggior ragione bisogna insistere nella vaccinazione. Gianzante illustra anche la seconda fase della campagna vaccinale in atto. Per la fine del mese si spera di partire anche con le categorie fragili, fermo restando la fornitura costante delle dosi, mentre altri medici e infermieri potrebbero arrivare grazie al bando della protezione civile. Ai comuni l'ASL ha chiesto ulteriori spazi per inoculare le dosi agli over 80 e alle categorie fragili, anche se si sta pensando di convogliare pure alcuni pazienti nelle strutture territoriali più vicine. Ancora un'incognita, la ripresa della campagna nelle case di riposo legata alla fornitura di Moderna. Adesso i bandi che sono stati fatti alla protezione civile, abbiamo chiesto a tutti i principali comuni, nella fattispecie L'Aquila, Lozzano, Sulmona e anche Castel di Sangro, di metterci a disposizione delle strutture sul territorio dove poter convogliare quelli che sono gli ultraottantenni e le persone fragili, naturalmente quelle che si possono spostare, ma stiamo già pianificando con altri e con l'aiuto della protezione civile e con i mezzi propri dell'ALS, anche qualora ci siano delle persone che non possono spostarci, di raggiungerli noi o a domicilio, laddove proprio non sia possibile, oppure convogliandoli in altre strutture di comuni vicini. Ogni tanto una buona notizia che arriva dalla Magneti Marelli, busta paga più pesante, almeno questo mese, di febbraio, con l'azienda che, dopo un accordo sottoscritto solo con alcune organizzazioni sindacali, ha premiato i migliori operai. Buste paga più pesanti per i lavoratori della Magneti Marelli di Sulmona, lo stabilimento di componentistica più grosso del territorio. Componentistica auto, con i suoi circa 600 dipendenti, non può che essere una buona notizia proprio per l'effetto devastante dal punto di vista economico dell'emergenza pandemica. Nel summit di ieri mattina tra la direzione aziendale, l'RSA di FIM, Wilm e UGLM sono stati analizzati i dati relativi al premio efficienza riferiti agli indicatori di produttività dell'anno 2020. Insieme ai dati di implementazione ed è venuto fuori che i dipendenti dello stabilimento sulla statale 17 si aggiudicheranno stipendi più corposi. La qualità della manodopera nel centro Abruzzo infatti paga, nel senso che sono in arrivo delle buste di questo mese e dei dipendenti della Marelli i premi di produzione o di redditività. Per gli ex terzo livello degli operai saranno accreditati 1.171 euro sullo stipendio, per la terza e la quarta 1.256 per gli ex quarto e quinto e 1.142 per gli ex sesto e settimo. Nel complesso sono arrivati nelle tasche dei lavoratori circa 8.000 euro ciascuno negli ultimi 5 anni. Un
mandato che racconta di un'azienda in salute che è riuscita, grazie al suo know-how, a conquistare la multinazionale giapponese che l'ha rilevata tempo fa. Prima di chiudere vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. Bene, davvero tutto per questa edizione. Grazie per aver scelto Onda Regia, che come di consueto torna questa sera alle 20:10 circa. Tutti buon pomeriggio.